Buongiorno a tutti e ben ritornati sul mio canale Tutto dal Web. Ora parliamo in questo video di Arisa. La cantante sta vivendo un momento molto difficile della sua vita e si è sfogata nelle sue storie di Instagram, dove tra le lacrime e commozione si è confidata con i suoi fan. Arisa è stata da poco al centro delle critiche, lo sappiamo, per alcune affermazioni sul mondo LGBTQ e sul governo proprio di Giorgia Meloni. Nonostante le scuse, Arisa si è vista poi consigliare dai propri manager di evitare di andare al Milano Pride, dove era la madrina, e a malincuore ha dovuto quindi rinunciare. La situazione sui social però non è cambiata e gli haters continuano ad attaccarla nuovamente. Ed è che per questo che proprio in queste ultime ore Arisa si è sfogata nelle sue storie di Instagram con i suoi follower, dove, trattenendo a stento le lacrime, ha confessato di attraversare un momento molto difficile a causa degli attacchi degli hater sulle sue dichiarazioni e che ultimamente non si piace più come prima. La cantante, infatti, che stava guardando la sua esibizione in Tutti i sogni ancora in volo, programma televisivo di Massimo Ranieri, si è lamentata del modo in cui canta e dice: "Canto proprio di M, mi trucco proprio di M, ho spento la TV perché io non mi voglio vedere, non riesco a guardarmi." Arisa nelle storie Instagram appare molto confusa, ha ammesso di non sapere cosa fare della sua vita perché è stanca. "Devo prendermi, racconta, un periodo di vacanza, ma cosa posso fare? Ho sempre lavorato, non so stare ferma." I fan ovviamente di Arisa si sono preoccupati e in tanti hanno commentato le storie dando incoraggiamento alla cantante. Una ad esempio gli dice: "Nella vita ci possono essere momenti difficili, l'importante è superarli e tu ci riuscirai."